La legge non fa altro che dire, riconoscere sul piano istituzionale quello che è un dato di realtà, e cioè l'esistenza di grandi conurbazioni che sono caratterizzate da un alto tasso di integrazione economica, sociale, culturale, demografica, sapendo che sempre di più il motore dello sviluppo su scala mondiale sono per ogni nazione e nell'economia globale le grandi concentrazioni urbane. Con il 2010 noi abbiamo superato su scala mondiale più del 50% della popolazione vive nelle città con più di 250.000 abitanti. Nel 2050 sarà più del 70% la popolazione mondiale che vivrà nelle città con più di 250.000 abitanti. Qui c'è una dinamica storica che vede in processi di inurbamento e nel ruolo delle grandi aree metropolitane un motore di sviluppo. E quindi l'Italia si è finalmente data una legge per riconoscere questo e per fare in modo che quella dimensione, che è una dimensione economica, sociale, culturale, demografica, diventasse anche una dimensione istituzionale, cioè assumesse tutta la soggettività, la titolarità di poteri per poter sviluppare al meglio le opportunità e le potenzialità che una dimensione metropolitana offre. Tanto è vero che negli stessi tempi in cui il Parlamento italiano ha approvato una legge, il Parlamento francese ha adottato una legge analoga, in Inghilterra da tempo esistono le città metropolitane, in Spagna ne stanno discutendo in questo momento e via di questo passo. Quindi noi, diciamo, la legge sancisce questa istituzione. La legge ha fatto una scelta, questa scelta è opinabile, discutibile, ed è stato uno dei temi di discussione nella fase di elaborazione della legge, e cioè per evitare che in ogni territorio si aprisse una discussione complicata e non di facile soluzione sulla perimetrazione della città metropolitana, la legge ha fatto una scelta, tagliato la testa al toro, come si dice, ha deciso che il territorio della città metropolitana sia il territorio dell'ex provincia. Questa scelta è assolutamente opinabile. Personalmente in tutta la fase di discussione, prima che la legge venisse approvata, io l'ho contestata, perché penso che sia complicato pensare che la città metropolitana è una dimensione analoga al territorio della provincia, perché il territorio della provincia è più largo dell'area metropolitana, soprattutto per Torino. Torino è un'area metropolitana, l'area metropolitana in senso stretto, di 50 comuni. Il territorio della provincia ne ha 315. Siamo l'unica città metropolitana che confina con la Francia, con uno Stato straniero, la Francia, e con una regione diversa dal Piemonte, la Valle d'Aosta. Siamo la più grande territorialmente in cui questo elemento, questa contraddizione, diciamolo pure, della legge emerge in modo più lampante che in altri territori. Però la legge oggi è così e quindi la dobbiamo gestire così. E per gestirla così noi quindi abbiamo pensato che l'unico modo per gestire una città metropolitana di 315 comuni, quindi vasta territorialmente, vasta dal punto di vista del numero degli enti locali che la compongono, caratterizzata dall'esistenza di aree che hanno una loro storia, una loro identità, come ce l'ha il Canavese, come ce l'ha il Pinerolese, come ce l'ha la Valle di Susa, come ce l'ha, no? Le Porediese e via di questo passo, è riconoscere tutto questo. E quindi dare alla città metropolitana una articolazione istituzionale che riconoscesse la pluralità dei suoi territori. Da qui deriva, lo ritrovate nello statuto e poi lo presenteremo, per esempio, la scelta di una zonizzazione della città metropolitana per zone omogenee, in modo tale che si riconoscesse anche statutariamente l'esistenza di territori che hanno una loro identità, a questi territori si riconosce una titolarità attraverso l'assemblea dei sindaci di quella zona, alle zone omogenee si riconosce un ruolo nei percorsi decisionali della città metropolitana, cioè una articolazione della governance sostanzialmente, che consenta appunto di fare in modo che tutti i 315 comuni della città metropolitana possano riconoscersi nella città metropolitana. Non ci siano zone periferiche, non ci siano zone emarginanti o emarginate,
ma invece attraverso un'articolazione territoriale che riconosce i diversi territori e riconoscendogli riconosce anche delle titolarità, delle funzioni, si possa costruire appunto insieme la città metropolitana, su un piede di pari dignità in cui tutti i comuni, quale che sia la loro dimensione demografica, quale che sia la collocazione territoriale, quale che sia la distanza dal capoluogo, quale che sia il colore politico della giunta che la guida, tutti i comuni, 315 comuni, possano riconoscersi nella città metropolitana e essere parte della città metropolitana. Secondo tema, il tema delle funzioni e delle competenze. La legge stabilisce due ordini di competenze: le funzioni fondamentali, che sono indicate e che sono quelle che aveva la precedente provincia, più altre. Le funzioni fondamentali sono di più rispetto alla precedente provincia, in particolare per esempio lo sviluppo economico e sociale che la provincia non aveva del territorio, e poi ci sono le competenze che la città metropolitana può esercitare, come esercitava la provincia precedente, su delega della regione o di altri enti. Le funzioni fondamentali sono definite dalla legge e sappiamo quali sono. Le funzioni delegate invece ci devono venire da una delega. La legge non stabilisce un automatismo, cioè non stabilisce tutte le deleghe che precedentemente erano in capo alla provincia passano in termini ereditari automaticamente alle città metropolitane o alle province di secondo grado dove si sono fatte le province. La legge dice che ogni regione deve valutare e decidere. Tanto è vero che noi abbiamo un quadro molto complicato in Italia, in cui ogni regione sta adottando modalità che non necessariamente sono uguali dappertutto. La regione Piemonte ha fatto una scelta, che è sostanziata anche in un disegno di legge regionale che è stato depositato, in una linea di continuità ispirata da un forte principio di delega, che sostanzialmente, salvo per una materia su cui è aperta la discussione e che per questo vostro territorio è importante, che è l'agricoltura, salvo che per questa materia il disegno di legge della Regione prevede che tutte le materie che erano delegate alle province siano analogamente delegate alla città metropolitana, meno l'agricoltura su cui è aperta la discussione, se o no, e meno il mercato del lavoro, perché questo invece viene riassorbito dalla decisione nazionale del governo di istituire l'Agenzia Nazionale del Lavoro e quindi di concentrare questa competenza su una dimensione nazionale. Naturalmente, quindi, noi abbiamo una fase negoziale in questo momento con la Regione per definire, no, quali deleghe, come, qual e qualmente, sapendo che c'è un tema. Noi potremo esercitare le deleghe che la Regione ritiene di affidarci in quanto noi si abbia le risorse per esercitarle. Detto così, dice, è ovvio. Non è ovvio, perché precedentemente con le vecchie province il meccanismo non era questo. La Regione delegava, trasferiva una quota di risorse che non coprivano il 100% del costo e le province, avendo disponibilità di bilancio, colmavano. Ma la città metropolitana di oggi quelle disponibilità non le ha. Quindi il punto delicato del negoziato con la Regione è benissimo. Noi siamo anche pronti ad assumerci in una linea di continuità la gestione, no, su delega delle competenze che già erano in capo alla provincia. Purché sia chiaro che 2 più 2 fa 4, nel senso che a delega deve corrispondere il montante di risorse adeguato a esercitarne la funzione. Terza questione riguarda le risorse. La legge di stabilità prevede che in un quadro di spending review, che dà seguito a spending review già fatte anche nelle leggi di stabilità precedenti, prevede che vi sia una riduzione di risorse rispetto alle risorse di cui disponevano precedentemente le province di 1 miliardo di euro per il 2015,
un altro sul 2016 e un altro sul 2017. Il che evidentemente pone non pochi problemi, perché un taglio di 3 miliardi nell'arco di un triennio significa una contrazione di risorse piuttosto consistente. E allo stato attuale è una riduzione di risorse che rischia di rendere difficile il funzionamento dell'attività della città metropolitana. Questa è la ragione per cui noi abbiamo aperto, dico noi di Colanci, ha aperto un confronto con il governo per rimodulare questo taglio. Intanto come lo si distribuisce tra città metropolitane e province di secondo grado, alla luce del fatto che le competenze delle città metropolitane sono più di quelle che aveva la provincia precedente, mentre le province di secondo grado concentrano su 3 funzioni fondamentali le loro competenze, meno di quelle che aveva le province precedenti. Quindi c'è, diciamo, tutto un esercizio di rimodulazione delle risorse che noi stiamo discutendo. E anche quando sia rimodulato questo taglio, il rischio è che le risorse non siano sufficienti, quindi si tratta di mettere in campo qualche misura che consenta alle città metropolitane di avere le risorse sufficienti. Noi abbiamo anche indicato una soluzione. Nel 2011 è stato approvato il decreto legislativo dal Parlamento, su proposta del governo di allora, sul federalismo fiscale, che prevedeva l'articolo 25 una serie di poste di bilancio a favore delle città metropolitane. Lo si prevedeva già in previsione di istituire città metropolitane che non c'erano ancora. Basterebbe dare corso a questo articolo, che è già legge dello Stato, per il quale basta un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire alle città metropolitane di avere quelle risorse adeguate alla loro esigenza. Quarta questione, la questione del personale delle ex province. Perché la legge di stabilità, sempre dentro il quadro della spending review, stabilisce che le città metropolitane debbano ridurre il loro organico di un 30% rispetto all'organico della provincia uscente, precedente. E la legge stabilisce anche un meccanismo che sulla carta è ragionevole, ha un senso, sulla carta fila. Cioè, si stabilisce che devono alleggerirsi del 30% del personale delle città metropolitane, questo personale però non viene lasciato a piedi, viene mobilitato verso amministrazioni statali o regionali o amministrazioni locali che abbiano necessità di colmare sottorganici. Sulla carta funziona, però bisogna che poi funzioni la realtà. Per farlo funzionare la realtà è necessario avere una disponibilità di posti. E quindi noi abbiamo chiesto al governo, che sta facendolo, qual è la mappa di disponibilità di posti verso cui mobilitare per ciò che concerne le amministrazioni statali di ogni territorio, quindi anche della nostra città metropolitana, quali sono i posti che le amministrazioni statali che operano su questo territorio sono in grado di mettere a disposizione, quali sono le disponibilità che la regione è in grado di mettere a disposizione. Intendiamo raccogliere le disponibilità dei comuni, incrociare queste cifre e da questo incrocio deve venire fuori quante sono le disponibilità reali. Il personale della provincia di Torino uscente è 1700 circa, no? 1700 persone. 1650. 250 sono personale che era addetto alle agenzie del lavoro. No, e quindi questi passano all'Agenzia Nazionale del Lavoro. 1650 meno 1250 fa 1400. Ci sono 150 prepensionamenti? Sì. Quindi siamo 1250. Il 30% è 1250, sono 300, insomma, al contate persone, no? Giusto? E quindi abbiamo il problema di costruire una mappa di 300 posti che ci consentono di mobilitare, sapendo che la legge dice una cosa giusta per i lavoratori, complicata da gestire, cioè che ognuno di questi dipendenti, fino a che non è mobilitato, comunque è a carico della città metropolitana. Giusta tutela per i lavoratori, sia ben chiaro, onere finanziario
per la città metropolitana, che deve comunque garantire l'erogazione dello stipendio e di tutti gli oneri che derivano dal rapporto di lavoro. Quindi anche questo è un aspetto non semplice che stiamo cercando di dirimere. Ancora un'altra questione, e questa è una questione che è bene affrontare molto chiaramente qui, perché qui sappiamo che su questo punto c'è stata una discussione più che in altri territori. Quando è partita tutta la discussione della città metropolitana, la discussione è stata, diciamo, accompagnata da un sospetto. Ed è il sospetto è che istituendo la città metropolitana, la città capoluogo sottragga risorse, competenze, insomma, tolga delle cose al territorio e soprattutto ai territori più lontani. No? Gli ospedali non dipendono dalla città metropolitana, quindi già esempio non calzante, diciamo così. Ecco. Non è così, perché? Perché la legge lo impedisce. La legge stabilisce che la città metropolitana è una città di città, una città di comuni. Tutte le competenze che sono in capo ai comuni rimangono in capo ai comuni. Nessuna competenza viene sottratta. Bilanci. Il bilancio della città metropolitana è distinto dai bilanci dei comuni, è un bilancio proprio. Allora, la vulgata con i soldi della città metropolitana si pagano i debiti della città di Torino. Non c'è, me li pago da me i debiti della città di Torino. Perché il bilancio è distinto. Struttura amministrativa è distinta. Eredita la struttura amministrativa della provincia di Torino e con quella fa la sua attività. Quindi la legge giustamente mette dei paletti molto chiari per cui la città metropolitana è un ente con propria soggettività distinto dai comuni, tutti, compreso il comune capoluogo che lo compongono, vive di vita propria e non sottrae alcunché ai comuni che la compongono. Semmai, ed è questo l'obiettivo, facendo politiche metropolitane, cerca di rafforzare quelle politiche di vasta scala che vanno a beneficio dei comuni. Trasporti, per esempio, si possono fare politiche metropolitane di trasporti, no? Il sistema ferroviario metropolitano è una strada che dobbiamo continuare a potenziare e sviluppare. Tutto il tema, già oggi l'acqua è gestita in termini metropolitani. SMAT serve 284 comuni su 315. Grande tema della raccolta rifiuti, può essere un altro tema su cui, no, costruire politiche metropolitane. Altre policies, dobbiamo deciderle insieme, perché comunque in ogni caso i titolari della politica che fa la città metropolitana sono i sindaci. Perché sì, perché gli organi della città metropolitana sono la conferenza metropolitana, che è l'assemblea dei sindaci. Noi istituiamo le zone omogenee che sono rette da assemblee di sindaci. E poi c'è la politica, eh? Se chi dirige la città metropolitana decide delle cose che i sindaci non condividono, i sindaci lo dicono e lì si blocca tutto. C'è la politica, al di là delle leggi e delle norme, no? Tutto evidente. Quindi, questo, diciamo, tema di una sottrazione di qualcosa non c'è, cioè un sospetto che va fugato. Invece c'è la necessità, questo sì, e per questo abbiamo costruito tutta quell'architettura delle zone eccetera, di costruire una città metropolitana che si dia politiche metropolitane, capace di parlare a tutti i territori, capace di, come dire, interloquire e raccogliere le aspettative di tutti i 315 e di fare politiche di cui tutti i 315 possano beneficiare. Ed è una cosa che dobbiamo costruire insieme, su un piede di pari dignità. Siccome io faccio il sindaco, so che fare il sindaco è faticoso quando si dirige una città di 1 milione di abitanti e quando si dirige un comune di 1000 abitanti. La fatica è la stessa, non sono le dimensioni demografiche che cambiano la fatica. E se vogliamo costruire la città metropolitana, la possiamo costruire, e ne sono consapevole io per primo, che a cui la legge ha, diciamo, ha dato il mandato di fare il sindaco, almeno in una fase di inizio, poi vedremo se in futuro sarà anche eletto. Io personalmente sono favorevole, quindi non ho problemi di questa natura, no?
Chi è investito della titolarità di fare il sindaco metropolitano sa benissimo, se non è, come dire, senza cervello, che può fare il sindaco metropolitano in quanto abbia una relazione costante e continua di lavoro comune, di condivisione, di consenso con i sindaci della città metropolitana, perché non c'è da nessuna parte un uomo solo al comando che funziona, neanche nella città metropolitana. Quindi questo è un punto importante, che, no? Quindi quando io dico dobbiamo costruire una città metropolitana sulla base di una pari dignità, lo dico con profonda convinzione, perché sono convinto che è l'unico modo per far funzionare la città metropolitana. Ultima questione, poi mi fermo. La città metropolitana non è solo una dimensione istituzionale, lo è con la legge, ma in realtà è una dimensione, come sappiamo, anche sociale, demografica, economica, culturale, cioè è una dimensione che permea la vita di una società. Tanto è vero che sindacati, unioni industriali, organizzazioni vanno riorganizzandosi con una dimensione e un approccio metropolitano. Questo significa che noi dobbiamo lavorare per costruire gradualmente, perché non è una cosa che si costruisce con un atto in un minuto, però una relazione con i cittadini della città metropolitana che portino i cittadini a riconoscersi nella città metropolitana. Non abbiamo solo il problema di far riconoscere le istituzioni, i comuni, ma i cittadini. E lo statuto prevede quindi una serie di meccanismi partecipativi che vanno nella direzione esattamente di creare percorsi di partecipazione democratica che consentano gradualmente, perché è un processo, di far vivere la dimensione metropolitana con una dimensione di cui i cittadini percepiscono l'utilità e quindi nella città metropolitana si riconoscono. Questi sono i nodi politici. Poi adesso io non sto a farvi perdere tempo riassumendo ogni articolo dello statuto, siamo tutti adulti vaccinati, alfabetizzati, ciascuno ha ricevuto il testo, ha potuto vederlo, leggerlo, si è fatto un'idea, se ha delle proposte è in grado di avanzarle, non è che no. E poi comunque ho detto, al di là della discussione emendativa che si può fare questa sera, ciascuno può far pervenire proposte emendative da qui al 5 di marzo, no, direttamente, in modo tale che la commissione che ha elaborato questo statuto, che raccoglierà tutte le proposte che sono arrivate, rielaborerà il testo sulla base delle proposte, lo porterà al Consiglio metropolitano e poi lo portiamo all'Assemblea dei Sindaci. Quindi in un percorso trasparente e democratico che il più possibile offra tutte le occasioni e le possibilità per, diciamo, avanzare le proposte che si ritengono di avanzare.